sicuramente questo non è il posto preciso per andare a fare, posto adatto per fare un po' un lavoro molto preciso, che è quello adesso di fare tutti i buchi sul nostro disco di Nipkow. Poi, una volta fatti i buchi, dovremo tirar via la dima con la carta vetrata, con la smerigliatrice, insomma, quella lì orbitale. Possiamo, che così poi ci darà anche una finitura ai buchi. Per i buchi utilizzerò una punta da 1,8 mm, che del resto è la più piccola che ho. Da meno non ce n'ho, ma penso sia più che sufficiente. Tanto rimarremo a livello di esperimento, no? Ecco qua, abbiamo finito il disco di Nipkow. I fori, non so, quindi, ecco qua, ops, vi facciamo vedere, no? Fatti a spirale, e oltretutto
ho messo anche il disco stroboscopico. Questo disco, illuminato con una luce a 50 Hz, rimarrà fermo quando il disco girerà ad una velocità di 750 giri al minuto. Ecco qua. Ci vedremo in altri video per il collaudo e per vedere di farlo funzionare.